Il mio caro collaboratore Gianluca è un uomo dai mille talenti, sa moltissimo dei giochi giapponesi, sa di Resident Evil, soprattutto di Monster Hunter, è diventato ormai esperto con le news e con tantissime altre cose, giusto? No. Quindi giochiamo oggi a FIFA. Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con la seconda puntata di quello che è diventato un format nuovo che in realtà non avevo intenzione di creare, ma che in realtà è veramente appropriato, ovvero il format, la serie Partite Improbabili. E cosa può esserci di più improbabile di noi che giochiamo a FIFA, ragazzi? Yeah! Quindi, nessuno di noi sa niente di FIFA né di queste cose. Vabbè, devi essere nato in una caverna per non sapere qualche vaga regola del gioco del calcio, e questo potrebbe aiutarci a non essere completamente handicappati nel giocare. O questo magari... lo dite. Voi. Esatto, oppure assolutamente sì. Quindi, sì. Gente, siamo io, siamo Giallo, faremo delle partite, ci sfideremo all'ultimo sangue e giocheremo molto bene in un altro universo. Ma adesso la domanda sorge spontanea, leviamo i falli per farciarci malissimo o no? Si possono togliere i falli? Non lo so, io ero rimasto a FIFA 98 che si potevano levare. Oh mio Dio. Cioè, fare le scivolate al portiere era la cosa più bella che c'era. Ok, questa cosa va approfondita un secondo, aspettate un attimo. Ok, cominciamo con le cose interessanti. Cartellini... No! No. E fuori gioco sì, perché siamo... No. Fuori gioco sì, no? Ma no, sì, vabbè, dai, lasciamolo. Mettiamo quel poco... va bene, tempo. Queste sono le... No, però gli infortuni ok, ma i falli quelli ci sì, sono. Però aspetta, le cose adesso dobbiamo mettere questo piccolo paletto... Ci ammazziamo male o cerchiamo di fare la partita fatta bene? Cerchiamo di fare la partita fatta bene, quindi ci ammazziamo male. Perfetto. Esatto, andiamo. Ok, ci siamo. Allora, io direi calcio di inizio. Tra l'altro, ragazzi, questo gioco, porca miseria, per essere una cosa così incredibilmente mainstream, c'ha alcune cose che non sono riuscito a capire. Infatti, all'inizio non siamo riusciti a trovare al volo la modalità versus, dovete sapere. Quindi ci siamo personalizzati un pochettino di cose andando da questa modalità. E infatti, guarda, sbram! Perché okay, ci sappiamo spostare molto bene in esattamente, questi menu. Vai, seleziona un nome calcio di inizio esistente. Io sono già pronto. Così. Bene. Giustamente, ball, dai, bene, bene. Ok, siamo pronti? Pronto. Andiamo, siamo prontissimi. Ora. Allora, io prenderò una squadra fortissima, una che ha tipo una stella. Partita classica? Sì, giusto? Sì. Allora, il momento della squadra è cruciale e personalmente io cercherò di scegliere la più improbabile possibile. E già l'hai trovata, avevi trovato una da mezza stella, tipo. Allora, Germania, Francia, Danimarca, Corea del Sud, direi che ci siamo, già cominciamo bene. Allora, mamma mia, Piemonte Calcio, quando non si può sentire. Derry City, mi Derry piace, City, vai. Vai, presa. Allora, io... Aggiudicato. Non lo so, la Corea del Sud... Ah, aspetta, c'è qualche lega... No, aspetta. Però sono forti, cioè, quelle Corea del Sud al confronto sono forti. Vabbè, Gangwon FC, io direi che vince il premio. Pronti? Maglia allora, improbabile, maglia voglio. Arancione, proprio bruttissima, proprio questa. Così. Ma secondo te, io saprò chi è che starò usando? Fammi pensare, aspetta, ci devo riflettere attentamente. No! Per commentare il match di oggi, un amichevole che saprà regalarci emozioni forti. Fortissimo! Sì, c'è il seccato proprio. Sì, sì, va bene, le chiacchiere stanno a zero. D'accordo. Quali allora. Sono io? Ok, d'accordo, passiamo. Passaggio a rasoterra. Io farò uno scatto. Uno scatto! Come si scatta? Ah, ok, no, di qua, è così. Hopla. In alcuni casi il VAR si è rivelato provvidenziale. Come si cambiavano i pupotti? Molto meno. Vediamo cosa ci riserverà il futuro. Ok, ho capito. Ti smarco. Ah. Ok. In tribuna. Abbiamo iniziato bene. La fregna di mamme da sta di quello. Lì. Là. Ho preso la palla. Qua. Ok, perfetto. Ma che cosa ha fatto quello? Non sto capendo. Opla. Allora. Il cross, il cross, devo fare il cross, devo fare il cross. Ma che cosa ha fatto quello? Allora, io devo capire come si corre in primis, ok? Io voglio fare le scivolate fortissimo. Con lo pseudo quadrato, non so cosa corrisponde qui, ma... Sì, ma perché non posso controllare il giocatore? Il corrispettivo di L1 ti fa cambiare il pupotto. Sì, però non riesco a... Aspetta, no, ok. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto.
Pezzel. Niente. Già Pierluigi mi ha rotto le balle. Un pochetto. Allora, rimessa dal fondo. Nel senso che vomiti al lato del campo. Esattamente. Allora, passaggio alto. Tieni premuto. Aspetta, no, voglio cambiare giocatore. Non puoi, c'è il portiere adesso. No, ok, però c'è scritto cambia giocatore per ricevere il passaggio. Ovviamente questa cosa non vale. Non me ne frega un cazzo, andiamo. Vadi. Il portiere che si chiamava Kim Jong-un. No, quella è la Corea del Nord. Quindi sbagliato. Quante cose. Vedo che insomma è andata abbastanza bene. Corre, scatta. Comoda. Niente. La cosa bella è che non sappiamo qual è il tiro, non sappiamo qual è il cross, non sappiamo esattamente. Niente. Guarda l'intervento pulitissimo. Eccolo. non sembrano. Ma dai. Rigore. Che cazzo hai fatto? Lo so, io per non sbagliarmi faccio le scivolate, capito? Ah, ok, va bene. Che cos'era decisivo questo? L'intervento del difensore. Decisivissimo, guarda. Guardalo. Perché mi devi levare Marco? Guarda. Opla. No. Numero. Ok, abbiamo il primo calcio d'angolo della partita. Sicuro, mi sento quasi emozionato. Guarda che azione. Che potenza. Porca miseria, sembrava quasi una cosa seria. Allora, cross, vai. Serio e... No, non ha funzionato. Ma proprio decisamente no. Finalmente ho capito come si fa lo scatto. Bravo qui a smarcarsi. Ma il mio portiere è fortissimo. Cosa sta succedendo? Non lo so. Che si è salvato da campione. Cosa campione? Che cos'è? Perché? Perché su PES una volta il cerchio era il cross e io come uno stronzo continuo a premere cerchio. Mi sembra giusto. Ti ammazzo. Tiro un po'. No, mi ha fregato malissimo. Le cose. Che cos'era questa? È deviata? Oppure sono stato io malamente. Aspetta, adesso. Questa la voglio vedere. Tiro. Ma che cazzo c'ha paura del pallone? Non lo so. Ma contrasto. Fregata la palla. Fregata la palla. Dentro. Che è sta comportazione? Mamma mia, un cecchino, ragazzi. Oh, grazie, è troppo gentile. Ma che cos'era questo? Non so che cosa sto facendo esattamente. Ho capito che miei sono dei polmoni, ma quasi esagero. Oh, che salvataggio. Affari in culo. Via. Di qua. Scivola. No, ho fatto il tiro che era un passaggio al palo praticamente. È pericoloso tutto qui. Conclusione. Da, non lo so. C'era tua nonna tra i spettatori. No, c'era uno che mi aveva chiesto la palla in tribuna, quindi gliel'ho passata. Vai, corri, per l'amor di Dio! Mamma mia, corri, che corri! Squadrona. Mi scivola la mano! Se lo lascia fuggire verso il duello di fisico. No. Va bene. Ok. Che assente. L'ho visto. Proprio sul campo quello non si sa che sta facendo. Dietro. Mamma mia che giocata, ragazzi. E quest'altra invece ha detto di no. Tu hai deciso che... Che il pallone doveva andare fuori. Uscito, esattamente. Senti quanto tifo sugli spalti. C'è anche un po' di lebbra se guardi bene. Mantenere alta la concentrazione. Mannaggia santo. Ti sei cappottato. Che è successo? Allora, devo dire, primo tempo interessante. Abbiamo fatto delle azioni degne di nota. Nel senso, nota di demerito. Esatto. Quindi io direi. Notiamo le statistiche. Allora, 42% del possesso di palla per me. Ma siamo stati veramente equilibrati. Un po' di contrasti, zero falli. Partita pulitissima. Precisione tiri 100%. Ma quando? No, la precisione tiri nel senso che siamo andati verso la porta. Solo che abbiamo tirato con la forza di un poppante. Quindi, okay, bene così. Ok. Bene, cominciamo il nostro secondo tempo. La palla sta a me e... Perfetto, già volevo passare. Volevi passare la palla a me, vero? Esatto. Mi sembra giusto. No. Aia! Un filino di fallo. Un lieve accenno. Adesso mi becco
un cartellino. Niente, perché niente. Non ci sono i cartellini. Giusto. Adesso guarda, basta, non la, lo rifà più. Scusa, non la faccio più, non la faccio più, dottore. Che cosa sei? No, 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 mi mette la nota, professore. Nonostante i continui richiami, il giocatore Pietro continua a cuocere gli arrosticini. Calcio di rigore! Ma che dici? Com'è successo? Io non lo so com'è successo. Io non so cosa stiamo facendo, è diverso. Oh mio Dio, allora, per caricare il tiro e io col, però col portiere. Ah, tempismo, ok. Beh, scusa, io però lo vedo col... No, mica male. Devo dire che ci siamo, insomma. Opla. C'è più la banana. Io però ero dalla parte sbagliata, quindi stai tranquillo. Tanto, cioè, l'incompetenza la fa da padrona qua, quindi... Con quale sportiveggianza? No! No, 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 no. Grazie. Opla. Lì! Mamma mia, che gioco, ragazzi! Guardalo, vieni, guardalo! Qua, ti tengo la maglietta, guardalo. Ti tengo la maglietta! Guardalo, guardalo! Ammazzo questo! Fallaccio, fallaccio. Uccisione, ragazzi. Preventiva. Uccisione preventiva, esatto. Mira potenza, mira con L, mantieni B o R per caricare il tiro, ok. In base alla potenza di tiro, ok. D'accordo. Sento... Ma cos'è sta cosa? Ma quanto è diventato complicato? Ah, effetto, primo effetto la palla, ruotare nella direzione in cui va. C'è pure la palla maledetta! Giusto. Allora, questa è più complicata. Nembismo. Ah, secondo me uscirà fuori qualcosa di bruttissimo. Come potete notare, noi siamo già molto esperti, infatti ci sono ancora i tutorial. Cos'è sta cosa? Problemi però il portiere. Non sono riuscito a dargli l'effetto. No, no, i problemi. Per quello non sono riuscito a dargli neanche la decenza. Però vabbè, questo è un altro discorso. No! Di qua. Ma che cosa? Ma perché? I lisci. I lisci quelli brutti. Ma che cos'è? Mi piace però come... Ma che era quel tiro moscio? Cioè quel passaggio moscio? Oh. Che cosa ho fatto? Corri, 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 corri. Opla! Vabbè. Questo è cattiveria. Che intervento, ragazzi. Buono, sì, quello che serve al giocatore mio è l'intervento. Esatto. Oh, no, no, no. Guarda come salta. Che cos'era? Che cos'è questo? No, no, tiro. No, portiere. Oh! Pingo. Grazie. Ma cosa è successo? No, ma perché sto continuando a tirare? Non devi esagerare. Ma no, perché la tiro sempre in alto, porca miseria. Sbarello sempre tutto. Matteo, quanto sei ancora da vivere di questo match? Andiamo a bordo campo. Grazie a Dio poco. Molto poco. Va bene, allora ragazzi, qua abbiamo una situazione di sostanziale parità ed è così che secondo me deve rimanere. A questo punto... Come cazzo si pronuncia la tua squadra? Ma chi... che ne so io, ma secondo ma te... Ma come, tu sei un grandissimo esperto di ste cose? Tipo il del norvegese. Esatto. Io ragazzi direi che possiamo intanto chiudere questo. Stai zitto. Ok, grazie. Esatto. Io direi ragazzi che ci possiamo fermare qui per oggi. Fateci sapere se per qualsiasi regione al mondo a me sconosciuta volete vedere ancora una partita di FIFA tra me e Giallo o tra me e X. E niente, io direi che per oggi è decisamente abbastanza. Ci siamo resi sufficientemente ridicoli. Ma io voglio giocare ancora. In un'altra vita. Bene, ragazzi, grazie per aver seguito. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quindi che cosa ne pensate. Spero il più male possibile. Esatto, e ovviamente le offese sono ben accette qui, Sono più che altro aspettate. Esatto. E niente, per il resto, come sempre, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Anche al secondo canale, il link è in descrizione. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto per qualche ragione. Esatto. E lasciate un like e seguitemi su tutti i social. Sì, e ma quante eccetera, volte eccetera. Lo devi ripetere? Lasciate un like, è già la terza. È giusto così. Devo lasciare tre like. Perché il primo lo mette, il secondo lo toglie, il secondo lo rimette. Ah, perfetto. E il terzo lo rimette. Va bene, a posto. Basta. Bella per tutti, la ragazzuoli. Partita di FIFA ha avuto un effetto sul mio cervello. Ovvero... Vabbè, fammi sta zitto, sennò veramente ci vanno a fa culo. Ciao. Ciao.